Don Francesco Rivossa. Già incomincio io. Cominciamo bene. Prima con una piccola presentazione, anche per fare un po' il punto. Che cosa devo dire? Allora, deve spiegare a loro, prima di tutto, che i tempi sono diversi, e quella situazione di allora, di 1700 anni fa, un tema che abbiamo toccato anche ieri. Questo in Italia, lo diremo in seguito. Ecco, viene come dire, utilizzato erroneamente. Questo ci avremo l'occasione di dirlo. Allora, vi ringrazio di essere venuti numerosi, mi dispiace, sono sempre un pochino spiaciuto di disturbare le persone che vengono a ascoltarmi, ma è un tema che mi appassiona e spero che appassionerà anche voi. In tanti anni, fin da ragazzino, in pratica le iniziative a cui ho avuto occasione di partecipare era sempre per commemorare delle sconfitte, e almeno oggi, una volta tanto, commemoriamo delle vittorie. E sempre per fare il collegamento con l'attualità, sembra quasi che ci sia un certo imbarazzo nel commemorare delle vittorie, ci si vergogna delle vittorie, e invece dovremmo esserne lieti, perché le vittorie, in questo caso della fede, della Chiesa, della civiltà, sono state certamente volute dalla provvidenza divina, e non abbiamo nulla di cui vergognarci. In particolare l'occasione, lo spunto per questa serie di conferenze, vi esporrò oggi quello in riassunto, sarò costretto a riassumere molto quello che ho avuto occasione di dire di già a Modena, dove, avendo più tempo a disposizione, ho trattato della materia presente in tre conferenze, tre lezioni che diamo nel quadro, ormai ogni anno, di una intenzione di formare tutti i cattolici, particolarmente la gioventù, su un punto particolare della dottrina della Chiesa, cioè la dottrina sociale cattolica, e in particolare l'aspetto, la chiave di volta della dottrina sociale della Chiesa, ovvero sia la dottrina su Cristo Re. Gesù Cristo come Re dei Re, Signore dei Signori, questa è una verità di fede, la parola è tratta dalla Scrittura, Gesù Cristo Re della società, Gesù Cristo che deve essere riconosciuto pubblicamente. Ora, gli avvenimenti storici che commemoriamo, che sono strettamente legati anche alla città di Milano, a quei tempi di fatto la capitale dell'impero romano, per la presenza dell'imperatore d'Occidente almeno, questi fatti che commemoriamo sono appunto l'affermazione, l'instaurazione progressiva della cristianità. La cristianità è la conseguenza sociale del cristianesimo, è il cristianesimo riconosciuto dalle autorità umane e dalle leggi, e che diventa quindi civiltà cristiana. La cristianità è il regno sociale di Gesù Cristo. Secondo un punto, come vi ho detto, di dottrina che anche non troppi secoli fa, anzi secolo scorso, Pio XI spiegò in maniera esauriente nella enciclica Quas Primas sulla regalità di Gesù Cristo e contro il laicismo. Di quali avvenimenti parliamo? Allora, naturalmente siamo nel 2013, quindi la mente corre immediatamente a quello che si è convenuto chiamare l'editto di Milano, praticamente l'accordo stretto tra Costantino e Licinio a Milano nel febbraio del 313, accordo che sanciva anche non solo, quindi per l'Occidente e per l'Oriente, quindi
la tolleranza religiosa nei confronti del cristianesimo. Questo editto del 313, che in realtà più che a Milano fu promulgato da Licinio in seguito, perché tra le due parti era Licinio che era pagano e quindi era lui che doveva garantire quello che fino a quel momento non aveva garantito, e quindi editto che fu piuttosto promulgato, se così possiamo dire, in Oriente più che a Milano. In fondo, da un certo punto di vista, era la conferma di un altro editto di tolleranza dato a Sardica da Galerio il 30 aprile del 311, anche a nome degli altri imperatori, Augusti o Cesari che fossero, quindi Massimiano, Licinio e Costantino. Ora, bisogna tenere presente che Galerio era stata la vera anima, l'anima nera, dell'ultima ma più terribile persecuzione anticristiana, quella che è passata alla storia con il nome di Diocleziano, che per la verità avrebbe meritato una memoria migliore, visto le sue qualità, oltre naturalmente ai suoi tragici difetti, che appunto lo hanno portato a questo straordinario errore politico, oltre che morale, della persecuzione anticristiana che ha preso il suo nome. La vera anima di questa persecuzione anticristiana, Galerio, subito prima di morire, dovette ammettere la sconfitta delle forze anticristiane col suo editto del 311. Apparentemente l'editto del 313, se si può chiamare così, lo si mette in discussione ma non addentriamoci nei dettagli, non fa che confermare la tolleranza del 311. In realtà tutto cambiò, non c'è una vera continuità tra questi due atti. Commemoriamo però altre vittorie. Vittorie militari, e in conseguenza di queste vittorie militari affermazioni giuridiche, sociali, pubbliche, che ottengono gradualmente ma ineluttabilmente, irresistibilmente, la vittoria del cristianesimo, la vittoria della Chiesa, la vittoria della civiltà, la vittoria e la nascita della cristianità e quindi la proclamazione della regalità di Cristo. Le vittorie militari, già prima di quella del 300, quindi dell'editto del 313, noi abbiamo avuto la vittoria militare che permise questo famoso editto di Milano. Il 28 ottobre, data fatidica nella storia, si vede, del 312, la vittoria di Ponte Milvio a Saxa Rubra, che adesso ci ricorda la Rai, ma che invece allora ci ricordava qualcosa di ben più glorioso, quando per la prima volta Roma vede pubblicamente esposta la croce. La croce è esposta sugli scudi dei soldati di Costantino, la croce è esposta sui gagliardetti, la croce è il labarum, viene mostrata a tutti vittoriosa in seguito alla vittoria contro Massenzio da parte di Costantino, che riunisce così l'Occidente sotto il suo scettro. Ma questa prima vittoria ci rinvia a una seconda vittoria. La vittoria, o meglio le vittorie, a Adrianopoli e in altre località di Oriente, Crisopoli, quindi Adrianopoli 3 luglio, Crisopoli 18 settembre, di Costantino contro Licinio, e siamo nel 324. Quindi nella vita di Costantino noi dobbiamo di già vedere di Costantino come imperatore, diciamo, già cristiano, anche se non battezzato, già cristiano. C'è la vita di Costantino prima di salire al trono, figlio di Costanzo Cloro, c'è la vita di Costantino che diventa uno
degli imperatori nel quadro, diciamo, della tetrarchia di Diocleziano, che è ancora non cristiano, diciamo così, dire pagano dir troppo, diciamo non cristiano. Poi c'è il periodo dal 312 al 324, durante il quale Costantino pone le basi, dopo aver concesso la libertà alla Chiesa, di una lenta ma costante cristianizzazione della legislazione romana e quindi conseguentemente dei costumi, della vita sociale, perché c'è una connessione strettissima tra le leggi e la vita sociale e i costumi di un popolo. Vi è un secondo periodo, come vedremo nella vita di Costantino, che va dal 324, qui apro una parentesi perché mi sono interrotto su queste tre vittorie militari, ma passo, come si dice, di palo in frasca, quindi dal 324 fino al 328, vedete, pochi anni, che sono l'apogeo, se possiamo dire così, nella vita di Costantino. In mezzo c'è il concilio di Nicea. Costantino, finalmente sbarazzatosi di Licinio, quindi il socio pagano e cognato anche nel governo, può adesso liberamente, uscendo da questo stato di equilibrio che si era stabilito nel 313, può veramente estendere la sua opera in favore del cristianesimo, della Chiesa e quindi della civiltà, liberamente e anche in favore dell'ortodossia. Poi vi è però un ultimo periodo. Monsignor Benigni dice: fosse morto Costantino alla fine di questo periodo, 328 circa, c'è un ultimo periodo triste nella vita di Costantino, quindi più o meno dal 328, quando Costantino richiama dall'esilio il capo del partito ariano, Eusebio di Nicodemia, fino alla sua morte nel 337, quando poco prima di morire riceve il battesimo proprio da questo capo in testa del partito ariano, eretico, negatore della divinità di Cristo. In questo progressivo decadimento della politica religiosa di Costantino vediamo porsi le basi di alcuni mali che dureranno lungamente in seguito: l'eresia, particolarmente l'eresia ariana, che prima colpirà Bisanzio e poi i barbari, che entrati in contatto col cristianesimo tramite Bisanzio diventeranno ariani, e poi l'idea che tuttora sussiste tra gli scismatici orientali di un rapporto tra Stato e Chiesa in cui è il potere secolare e civile che controlla e governa la Chiesa, sarà il modello bizantino. Quindi abbiamo nella vita di Costantino luci e ombre, glorie e invece macchie, anche se il giudizio finale, il giudizio conclusivo, sarà un giudizio estremamente positivo. Le luci sono maggiori delle ombre, le conseguenze positive sono certamente di gran lunga più grandi, migliori di quelle negative, ma non bisogna dimenticare le pecche e i difetti in questa vita così impregnata di grandissimi avvenimenti storici. Eravamo rimasti alle tre vittorie militari, ne abbiamo viste due: Ponte Milvio, poi la sconfitta di Licinio. Ce n'è una terza, tra le tante naturalmente. Arriviamo al 394, la battaglia del Frigido, che avvenne nel Friuli, insomma nella parte est, tra le truppe teodosiane, cioè le truppe guidate da Teodosio il Grande,
contro un usurpatore, Eugenio, battezzato ma in realtà filo pagano, e soprattutto il suo capo militare, il Gallo Arbogaste. Con questa vittoria Teodosio stronca definitivamente l'ultimo tentativo di rinascita pagana, e quindi è la definitiva vittoria militare del cristianesimo. La croce ha trionfato e ha benedetto le armi cristiane, proprio il punto sul quale i pagani si fondavano, ovvero sia senza i sacrifici agli dèi le nostre armate saranno sconfitte, e invece queste tre straordinarie vittorie dal 312 al 394, tra le altre, ricordano che i sacrifici agli dèi hanno portato a clamorose sconfitte e non a gloriose vittorie. Detto questo, non abbiamo solamente vittorie militari. A nulla servono le vittorie militari se poi non si usa della vittoria per instaurare uno stato di cose, una società e quindi anche una legislazione che metta in pratica il programma di chi è uscito vittorioso nel conflitto. Ed allora noi vediamo come la cristianizzazione dell'impero si è svolta proprio secondo le tappe suddette, in pratica accompagnando le vittorie militari. Abbiamo un primo periodo di cristianizzazione dell'impero nelle leggi costantiniane fin dall'inizio, quindi fin dalla vittoria del 312. Ne parleremo di questa cristianizzazione delle leggi, che fu ancora parziale. D'altronde delle leggi perfette non ci possono essere, per la dottrina cristiana evidentemente bisogna rispettare nelle leggi il diritto naturale, ma a volte si può tollerare per determinati motivi anche una legislazione meno perfetta. Facciamo un esempio, che è l'esempio classico, la tolleranza della prostituzione, che è sempre stata di fatto tollerata anche in regime di cristianità. Quindi non tutte le leggi possono essere perfettamente cristiane, ma tuttavia noi vediamo una continua cristianizzazione delle leggi già sotto Costantino. Abbiamo poi la parentesi evidentemente di Giuliano l'Apostata, avremo occasione di parlarne, spero, ma in seguito a questa parentesi che Monsignor Benigni chiama provvidenziale, perché senza volerlo Giuliano l'Apostata spazzò via gli ariani, e quindi dalla sua sconfitta chi risorse vittorioso fu l'ortodossia cattolica, ed abbiamo l'editto di Tessalonica. L'editto di Tessalonica è la piena maturazione, il punto d'arrivo dell'editto di Milano, e questo è assolutamente necessario per poter ben intendere, ben comprendere il vero e autentico significato storico dell'editto di Milano, perché molto si discuterà su questo, e vi anticipo l'attuale interpretazione, anche per esempio che è dal Cardinal Scola, ma tanti altri, ormai è questo: editto di Milano uguale esposizione della vera dottrina del Vangelo, della tolleranza e libertà religiosa. L'errore bisogna cercarlo nell'editto di Tessalonica del 380, da parte dell'imperatore Teodosio, perché con questo editto che cosa succede? Ebbene, con questo editto viene riconosciuta, se possiamo usare un termine moderno, viene riconosciuto come
religione di Stato, la religione cattolica, il credo niceno, la religione professata da Papa Damaso, quindi il successore di Pietro, e lui dice giustamente il successore di Pietro e quindi colui che governa a Roma come successore di Pietro, il quale venne a Roma, così dice appunto l'editto di Teodosio. Anzi, per la verità volevo leggervi l'uno e l'altro per vedere le differenze, ma cercheremo comunque di spiegare anche il collegamento tra questi due documenti. L'editto di Teodosio il Grande, infine, per concludere, diciamo così, la nostra visione d'insieme, si conclude dopo la morte di questo imperatore grandissimo, che non avrà i difetti di Costantino, perché non avrà il difetto di cedere agli eretici, anzi li perseguiterà, e non avrà il difetto di credersi superiore alla Chiesa, anzi, e la sua attitudine nei confronti del Vescovo di Milano, Ambrogio, manifesta invece la subordinazione del potere temporale al potere spirituale, affermato in punta, diciamo così, di diritto, ma ancora di più manifestato nei gesti e nella pratica da Teodosio il Grande. Ecco, ma che cosa ha permesso questo mutamento, se vogliamo, conseguenziale dei comportamenti da Costantino a Teodosio? Beh, da un lato la maturazione storica. Dice una cosa e poi arriva per una maturazione storica. Noi dobbiamo pensare che Costantino si ritrova a governare un impero dove i cristiani sono il 5-10%. Perché si è detto, per esempio, che Costantino ha fatto una scelta politica machiavellica, per cui ha deciso di passare, per così dire, armi e bagagli dal partito cristiano perché gli conveniva. Quindi non il sogno, ma... Ora, in realtà, certamente Costantino era un uomo coi piedi per terra, ma certamente anche bisogna dire che questo opportunismo è un pochino strano quando si pensa che i cristiani avevano una grande importanza, avevano una grande influenza in Oriente più che in Occidente, ma per la verità erano una minoranza, una stragrande minoranza, ed è proprio l'opera di Costantino, con una legislazione filocristiana e con una prassi filocristiana, col suo esempio in favore della Chiesa, quindi non solo del cristianesimo, ma della Chiesa, quindi della istituzione Chiesa, che prepara e fa maturare i tempi. Per cui una volta che l'arianesimo è distrutto grazie a quel pasticcione di Giuliano l'Apostata, per così dire, e anche naturalmente grazie ai padri della Chiesa, ai santi, eccetera, poi non dimentichiamo mai l'azione della provvidenza divina. Io qui ho voluto parlarvi soprattutto in maniera naturale, terra terra, tralasciando ciò che è decisivo, cioè l'opera di Dio. Naturalmente, ecco che Teodosio, ormai i tempi sono maturi, e lui stesso era già, non come chi era stato prima di lui, Costantino ha una madre cristiana, ha un padre non cristiano, anche se Costanzo Cloro fu sempre un simpatizzante, per così dire, ma per esempio tutta la gioventù di Costantino fu alla corte dei nemici più terribili, cioè Diocleziano, Galerio, eccetera. Quindi non dobbiamo immaginarci un Costantino che nasce dicendo vi adoro mio Dio, vi amo con tutto il cuore, evidentemente no. E per Teodosio invece le cose sono già assolutamente diverse, quindi in 70 anni, e questo è il frutto dell'opera di Costantino, in 70 anni le cose erano cambiate profondamente.
profondamente. Quindi avviene la propagazione della fede cristiana e la conquista, se vogliamo, l'affascinare da parte dei cristiani nei confronti di chi ancora non credeva e non conosceva la verità. Il cristianesimo affascinava di già moltissimo, anche soprattutto per avuto modo a Modena di leggere per esempio le epigrafi che Filoramo in suo libro, che come dottrina, come pensiero certamente non approvo, ma che è pieno di informazioni interessanti su questo punto, cioè su quei 70 anni che cambiarono la storia, cioè da Costantino fino all'editto del 380, appunto, di Teodosio. Questo libro si chiama La croce ed il potere, i cristiani da martiri a persecutori, naturalmente il sottotitolo ha una sottolineatura negativa nei confronti del cristianesimo, no? Che è persecutore. Ma in realtà, sotto il termine di persecutore, noi dovremmo vedere tutta, e qui devo giungere, tutta la dottrina legale e dottrinale, religiosa, che gli imperatori da un lato e i padri della Chiesa dall'altro hanno fissato proprio in quegli anni. Ovvero sia, non solo una legislazione in favore del cristianesimo, per esempio a proposito della famiglia, per esempio a proposito della schiavitù, per esempio a proposito, oggi si direbbe, un termine che non mi piace molto, ma comunque della dignità umana. Pensiamo che, e lo lessi anche a Modena, Eusebio ci riferisce per esempio dei sacrifici umani. Il paganesimo praticava i sacrifici umani, raramente, ma persino a Roma. E tutto questo finisce con il cristianesimo. Finisce il cristianesimo, sarà poi trovato di nuovo nelle Americhe, quando i missionari e i soldati arrivano nelle Americhe e troveranno di nuovo il mondo pagano. Il mondo pagano, e nel film di Mel Gibson vuol far capire in fondo quello. Ecco. Ebbene, quindi questo mondo crudele, spietato, finisce sotto anche l'influenza religiosa del cristianesimo, ma anche la forza delle leggi. Ma poi, per esempio, una legge che adesso stanno togliendo ovunque, Costantino fissa che il giorno del sole diventi la domenica, cioè il giorno del Signore, giorno festivo. Direte, è un nulla, giorno festivo, domenica, giorno festivo. Cambia la vita degli uomini che la domenica sia il giorno festivo, il giorno dei cristiani, il giorno del culto, il giorno della messa, il giorno del sacrificio cristiano. L'importanza del sacrificio per i pagani e per i cristiani è decisiva. Il cambiamento dal sacrificio magari umano e il sacrificio della croce sarà qualcosa di decisivo. E la domenica come giorno festivo sembra una piccola cosa, non è una piccola cosa. E oggi, la domenica come giorno lavorativo, i centri, i supermercati, i centri commerciali che sono le nuove chiese, con migliaia, milioni di persone che passano la domenica in quei luoghi, che in maniera inosservata, non credo si sia detto granché contro questo fenomeno, ebbene la cristianizzazione, la secolarizzazione della domenica è un fenomeno opposto a quello dei tempi di Costantino. Ma, per tornare a quello che stavo dicendo, ecco che l'opera da un lato dei padri della Chiesa e dall'altro di questi sovrani cristiani non è solo in favore del Vangelo, della civiltà cristiana, della misericordia, della carità, della famiglia, eccetera, eccetera, ma è anche contro i nemici del cristianesimo. E perché è così, cioè noi non possiamo far finta che non esista la figura del nemico, e il nemico esiste, per chiunque, mica solo per noi. Noi vogliamo avere dei nemici, che cattivi che siamo, ma no, i nemici ce li hanno tutti. Il nemico esiste, e il nemico naturalmente è una forza organizzata, sociale, importante, che vuole demolire, distruggere, combattere il modello di società che l'altra parte naturalmente propone. Quindi chi dice io voglio favorire il cristianesimo affinché diventi vita sociale ha un programma, ma questo programma deve includere necessariamente
una legislazione e l'uso non della violenza, perché c'è anche qui c'è una confusione tra la violenza e la forza, non l'uso della violenza ma l'uso della forza in difesa della verità e del diritto. Ora, ecco quello che gli imperatori cristiani, con il pieno accordo dei padri della Chiesa, anzi, quando gli imperatori cristiani esitavano su domanda impellente dei padri della Chiesa, Agostino, Ambrogio, per fare due nomi tra i due più grandi, gli imperatori cristiani hanno combattuto questo nemico e il tutto si concretizzò nel codice teodosiano, che viene dopo Teodosio il Grande, perché è l'opera di Teodosio II, che raccoglie, lo trovate anche su internet, c'è tutto il testo del codice teodosiano, ce l'ho qui stampato, non ve lo leggo, evidentemente, e dunque raccoglie tutta la legislazione imperiale, potremmo dire romana, cristiana, da Costantino in poi. Allora, quali sono questi tre nemici? Sempre a Modena, adesso io sono disorganizzato, non vi trovo le citazioni, ma vi risparmio le citazioni, le troverete negli Atti di Modena, ci dice Modena. Ebbene, Agostino ci dà una citazione molto bella, interessante, se trovate questo libro di Filoramo, nella quale egli dice i nostri tre nemici, chi sono? E lui fa la lista, per cui io non ho responsabilità neanche davanti alla Digos, perché Agostino, che ormai è morto, non può essere messo in prigione. E allora dice che i tre nemici da combattere anche legalmente, oltre che naturalmente con la evangelizzazione, sono il paganesimo, fino a lì tutti ne possono parlare male, il paganesimo, il giudaismo, qui casca l'asino, e l'eresia. Cioè, eretici, giudei, pagani, tutti e tre alleati, pur magari detestandosi, alleati contro questa linea religiosa e politica comune alla Chiesa di Roma, ai padri della Chiesa e agli imperatori cristiani, da Costantino a Teodosio. Cioè, queste tre forze furono oggettivamente alleate, per motivi anche ovvi e comprensibilissimi, per impedire, ostacolare, se possibile distruggere e rovesciare, mettendo uno stato di cose opposto, questa legislazione imperiale e canonica, cioè religiosa in questo caso, che faceva di Gesù Cristo il re dei re e della Chiesa di Roma la Chiesa riconosciuta dall'imperatore come la vera Chiesa di Gesù Cristo. Ecco, queste tre forze si alleano. Abbiamo un esempio chiarissimo, per esempio in Giuliano, la politica di Giuliano, questi pochi anni di questo Giuliano che oggi è ancora il mito di una fazione piccola, ma io ho stima, in genere mi interesso molto di chi è a capo di piccoli gruppi, perché in questo campo vinco io, il gruppo più piccolo che c'è. Diciamo di un certo pensiero che magari alcuni chiamano della destra radicale, ma che in realtà è un pensiero che sostanzialmente da dove viene? Reghini, non so se avete presente Reghini, Reghini che è stato lodato da grandi scrittori come Papini eccetera, e che era un pitagorico del Novecento, quindi tra l'Ottocento e il Novecento. Arturo Reghini è un importante esponente della massoneria. Allora, è una figura, tra l'altro uno dei pochi italiani iscritti all'Ordo Templi Orientis di Aleister Crowley, e quindi di un personaggio piuttosto sulfureo, anzi molto sulfureo, che era capo, tra l'altro, di una associazione magica
che si chiamava Golden Dawn, alba dorata, vi ricorda qualcosa? Forse, certo. E io lo dico non perché ce l'abbia con Alba Dorata più che con gli altri, perché in fondo poveretti li stanno persino ammazzando, ma non vorrei che chi ha dei sentimenti buoni e chi si oppone a un certo modo di pensare, cioè alla società di oggi che detestiamo, corre il rischio di cadere in una via errata. Pensano di opporsi al mondo moderno che opera della massoneria, tra l'altro, non solo, e in realtà ricadono in un'altra versione della più sulfurea massoneria. Questo Reghini, che fu tra l'altro anche amico e nemico di Julius Evola, comunque hanno dato questa corrente di pensiero, hanno dato diciamo nuovo lustro, pensiamo alle edizioni di Art, per esempio, a tutto il pensiero del paganesimo anticristiano, che annovera anche personaggi ben più nobili di questi, pensiamo nel passato, cioè ai tempi dei cristiani. Celso non era un gran personaggio, ma Porfirio lo era. Plotino, che non scrisse contro il cristianesimo, ma era il maestro di Porfirio, sì. Il neoplatonismo, il neopitagorismo, la teurgia di un Giamblico, per fare un esempio, sono degli autori che in realtà sono un pochino gli autori ispiratori di questa corrente di pensiero che noi troviamo originariamente, rinasce nelle sette massoniche. Stiamo ristampando un libro che è un capolavoro di Arthur Preuss. L'abbiamo stampato in francese, adesso lo stiamo stampando in italiano, originariamente fu scritto in inglese, mi sembra Lo spirito della massoneria americana. In realtà quella americana è uguale a tutte le altre massonerie, e questo bisogna capirlo. E qui mi collegherò con quello che diremo dopo parlando dell'attualità. Ebbene, questo autore, solo con testi rituali massonici, mostra praticamente le due principali fonti del ritualismo massonico, che sono sostanzialmente il paganesimo e il cabalismo giudaico. Queste sono le due fonti. Due fonti che nel Rinascimento troviamo poi unite nella corrente ermetica, e poi nell'Ottocento nel cosiddetto esoterismo. Ebbene, questo pensiero che Giuliano cercò di rimettere in vigore, in fondo quello era la magia, sostanzialmente la magia. Ecco, era un concetto magico. Plotino, un grande filosofo, ma poi nella pratica si finiva con Giamblico, eccetera, nella teurgia. Ora, la politica di Giuliano qual è? In realtà in Giuliano non vediamo nulla del mondo della antica Roma classica. Questi autori, per esempio, Porfirio, non è nato sui sette colli di Roma, era un semita. Quindi tutti questi qui che hanno le fisse dell'antico mondo greco-romano, eccetera, in realtà era un semita, era un palestinese, era un fenicio, non mi ricordo più bene. Giuliano parlava il greco ma non sapeva quasi il latino, non gli interessava, erano attirati dall'Oriente, non erano attirati dall'antico Occidente. Il paganesimo che Giuliano cerca di instaurare è un paganesimo che già ai suoi tempi è neopaganesimo, perché il paganesimo era morto in realtà. Quindi lui cerca di instaurare un paganesimo che copia la Chiesa cristiana, per fare una antichiesa, e gli stessi sacerdoti pagani ai tempi di Giuliano ridevano di lui perché si rendevano conto di quanto fosse artificiale siriano. Questo paganesimo era un siriano. Siamo lì, provincia di Tiro, ecco, sì. era qualche cosa di assolutamente artificiale questo paganesimo di Giuliano. Ed ecco l'alleanza col giudaismo, per il fatto storico ben noto di cui parlano non solo degli autori cristiani ma anche pagani contemporanei, del tentativo di Giuliano di ricostruire il Tempio di Gerusalemme. Tentativo fallito. Ora, questo è qualcosa di una grandissima importanza.
Perché noi dobbiamo metterci nella mentalità di un uomo religioso e particolarmente di un pagano. Per esempio, la persecuzione che Galerio e Diocleziano scatenarono contro il cristianesimo, certamente avrà avuto dei motivi religiosi, politici, eccetera. Ma l'occasione che non dobbiamo sottovalutare della loro decisione fu il fallimento di un sacrificio. Perché tutta la vita dell'uomo religioso e del pagano, quindi anche particolarmente il pagano, è mossa dai sacrifici. La struttura del sacrificio nel mondo pagano antico, nell'Antico Testamento, fondamentalmente nel cristianesimo anche, che è il sacrificio della messa, è simile, ma c'è una differenza nel mondo pagano: il sacrificio è divinatorio, a parte il fatto che ammazzano anche gli uomini, cioè c'è il sacrificio umano, ma poi è divinatorio. Il sacrificio serve per ottenere notizie sul futuro e possibilmente per orientare questo futuro, quindi è una specie di sistema magico per conoscere gli avvenimenti, e questo nell'Antico Testamento e nel cristianesimo evidentemente non c'è. Ebbene, un sacrificio fallito scatenò la persecuzione anticristiana. Sembra assurdo, ma è così. Perché? Perché i sacerdoti pagani attribuirono alla presenza dei cristiani, alla corte imperiale, l'influenza nefasta che aveva fatto fallire il sacrificio. Il fatto cioè che nelle viscere degli animali, nel sangue, nel fumo, eccetera, non si riuscisse a capire quello che bisognava invece capire. Allora, allo stesso modo, i rapporti tra il giudaismo e Roma erano rapporti ambivalenti, in quanto è vero che Roma aveva distrutto Gerusalemme ed il Tempio, e Gesù l'aveva detto, è la profezia del Vangelo più chiara, più dettagliata, da praticamente l'anno esatto della distruzione del Tempio, e così fu. Naturalmente Tito e Vespasiano non sapevano il significato di questo loro atto così profondo che invece il Vangelo ci dà. L'Antico Testamento è finito, il Messia è giunto e quindi finisce l'antica economia e il sacerdozio antico, perché inizia il Vangelo, il Nuovo Testamento e il sacerdozio cristiano. Bene. Allora è il funerale, il seppellimento del giudaismo antico che ha rifiutato Cristo. I romani quindi vincono la guerra giudaica, distruggono il Tempio, nuove rivolte li costringono a infierire e addirittura a costruire templi pagani laddove c'era il Tempio di Gerusalemme e vietare Gerusalemme agli ebrei, che viene paganizzata divenendo Elia Capitolina. Massimo sfregio: la tassa che i giudei devono pagare per il Tempio verrà ancora pagata, vengono colpiti nel portafoglio, ma pagata per il culto pagano, e questo è il massimo dell'offesa che poteva essere fatta. Di fronte a questa ostilità romana contro il giudaismo, alla quale corrisponde, e anzi precedeva, un'ostilità del giudaismo contro Roma che non si è spenta ancora oggi c'è un odio verso Roma feroce perché è stato distrutto il Tempio, a parte questo c'era una sintonia profonda, ovvero sia, la legge di Mosè era considerata una legislazione saggia, il giudaismo coi suoi riti era considerata una religione lecita, religio licita, e addirittura anche se il giudaismo non cercava granché il proselitismo perché è una religione razziale, cioè dedicata a quel popolo, tuttavia il proselitismo c'era e le conversioni, specie nelle classi alte, erano numerose all'unico Dio della religione giudaica. Ebbene, un senatore, per esempio, poteva diventare ebreo, cioè aderire alla religione di Mosè, e per la legge dell'impero pagano questo non poneva nessun problema. Anzi, per il fatto stesso era esentato
da ogni atto di culto incompatibile con questa fede, incluso il culto imperiale. Capite bene come, per esempio, un nobile senatore che avesse avuto il dubbio se diventare cristiano o diventare ebreo, se diventava ebreo poteva adorare l'unico Dio e esimersi da ogni culto pagano senza alcun problema. La legge lo proteggeva. Se diventava cristiano rischiava di perdere tutti i suoi beni, la sua carica, la sua vita. Vedete la differenza, eh? E allora, quindi, se da un lato il giudaismo, che a Roma era potentissimo, sotto Nerone faceva il bello e il cattivo tempo, sotto la dinastia Giulio Claudio faceva il bello e il cattivo tempo, e infatti la prima persecuzione anticristiana, dove trovarono la morte Pietro e Paolo, fu scatenata da loro, eh? Ebbene, lo dice Monsignor Benigni e tanti altri storici, ebbene, c'era quindi questa ambivalenza, un'ostilità sorda di fondo verso l'impero romano e nello stesso tempo però una situazione di privilegio sostanziale. Il giudaismo aveva un grande spazio nel mondo pagano. Giuliano l'Apostata non lo rinnegherà per niente, anzi rimprovererà ai cristiani di avere abbandonato l'Antico Testamento. Rimprovererà ai cristiani di aver abbandonato una religione licita, una religione lecita, come quella mosaica, che entrava nella mentalità del pluralismo pagano, per seguire invece questa religione illicita, questa religione illecita del cristianesimo. Ecco quindi la scelta di ricostruire il Tempio. Qual era la grande divisione tra i neopagani, perché bisogna chiamarli così, i neopagani, che più delle volte non erano né di origine romana come stirpe, né di lingua latina, erano ellenici, magari andavano più dietro i caldei e gli egiziani, i teurghi, la teurgia, le magie dei neoplatonici, le statue che parlavano, tutte queste cose qui, erano tutte cose che venivano dai riti caldei, cioè dal più lontano oriente, non avevano niente di romano, ma neanche di greco. Bene, allora, l'alleanza tra i neopagani e il giudaismo fu stretta quando l'ostacolo che li divideva veniva a cadere, il Tempio. Perché il Tempio era la religione. Una religione senza il Tempio, una religione priva di sacerdozio e di Tempio, era inesistente. Per un Giuliano che sacrificava dal mattino alla sera, per cui si diceva di lui come di altri imperatori pii prima di lui, che i buoi dicevano per favore smetti, se no non resterà più uno di noi perché ci sgozzi tutti, ma quando non c'erano i buoi venivano sgozzati gli uomini, vi ripeto. Ebbene, di fronte a questo fatto, per lui una religione senza sacrificio e senza tempio era inconcepibile, infatti lo è inconcepibile. E il giudaismo era senza il tempio, il giudaismo era senza il sacerdozio, il giudaismo era ed è ancora oggi senza il sacrificio. Allora ecco che diamo a loro la cosa essenziale, gli ridiamo il Tempio, il sacerdozio, il sacrificio. E in un colpo solo distruggiamo il cristianesimo, perché Gesù aveva detto che non sarebbe rimasta pietra su pietra, e la distruzione del Tempio era la prova dell'affermazione del cristianesimo, della venuta del Messia. I pagani, è ben nota, gli eretici, è ben nota la posizione di Agostino, anche qui in questo libro di Filolamo si trovano numerosissime citazioni di Agostino, Sant'Agostino, a proposito degli interventi imperiali contro i donatisti in Africa, l'Africa romana che era latina e era diventata cristiana, quindi delle leggi imperiali contro gli scismatici e gli eretici. Ebbene, Agostino spiega, per l'appunto, che non bisogna pensare, queste citazioni meritano propriamente di essere
di essere lette, per la verità. Allora, cerco, scusatemi, la disorganizzazione, ma ve la trovo, se avete pazienza, se non scade il tempio, se non cade il tempo, pardon, scusate, ecco qua, criminalizzazione degli eretici, ecco qui, pagina 320, 325, benissimo, ecco qui. Sono delle frasi che oggi come oggi a leggerle, scioccano le nostre orecchie, cioè praticamente sono scioccanti, ma in realtà invece noi ci dobbiamo dire, ma insomma Agostino è un padre della Chiesa, sì o no? Allora, egli dice, ad esempio, in ciò mi sono dovuto arrendere agli esempi messi sotto gli occhi dei miei colleghi vescovi. Da prima ero del parere che nessuno doveva essere condotto per forza all'unità di Cristo, ma si dovesse agire solo con la parola, combattere con la discussione, convincere con la ragione, per evitare di avere tra noi, non per la dignità umana o per il rispetto delle idee di tutte, no, ma per evitare di avere tra noi come finti cattolici coloro che avevano già conosciuti tra noi come critici dichiarati. Questa mia opinione però dovette cedere di fronte a quella di coloro che mi contraddicevano, non già a parole, ma che mi portavano le prove dei fatti. La mia città natale, Tagaste, che mentre prima apparteneva interamente al partito donatista, si era poi convertita alla Chiesa Cattolica, per paura delle sanzioni imperiali. Adesso noi vediamo che essa detesta tanto la micidiale animosità della vostra setta donatista, da sembrare non esserle mai appartenuta, eccetera. Allora, ci sono citazioni ancora più importanti. Ecco qui, per esempio, chiunque perseguita un cristiano, tu dici, il donatista, è nemico del Cristo. Dici il vero, ma solo se in colui non si perseguita ciò che è avverso a Cristo. Infatti il padrone nei riguardi dello schiavo, il padre del figlio, il marito della moglie, se siano ambedue cristiani, devono perseguitare i vizi che sono contrari alla verità cristiana. O se non li perseguitano, non saranno giustamente tenuti rei di negligenza? I re, come loro imposto divinamente, servono Dio in quanto sono re, con l'ordinare nel loro regno ciò che è bene, col proibire il male, non solo per ciò che riguarda la società umana, ma anche per ciò che concerne la religione divina. E allora dice ancora Agostino, vi salto alcune citazioni perché non posso leggerle tutte, dice: se dunque vogliamo riconoscere e proclamare la verità, vi è una persecuzione ingiusta inflitta dagli empi alla Chiesa di Cristo, e vi è una persecuzione giusta inflitta agli empi dalle Chiese di Cristo. E questo come si accorda con la libertà religiosa del Concilio Vaticano II? Voi mi direte, beh, io però preferisco il Concilio Vaticano II, va bene, non sono d'accordo, ma capisco che qualcuno la pensi così, specie nel 2013. Ma certo non possiamo mettere assieme l'uno e l'altro, e questo è inconciliabile. Beata pertanto, Agostino, è questa che soffre la persecuzione a causa della giustizia, la Chiesa, miserabile al contrario essi, gli eretici, che subiscono la persecuzione a causa dell'ingiustizia. La Chiesa pertanto perseguita spinta dall'amore, quelli invece spinti dal furore. Questa per farli ravvedere, quelli per distruggere. Questa per distogliere dall'errore, quelli per precipitare nell'errore. Questa infine perseguita e arresta i suoi nemici affinché regrediscano dall'errore e progrediscano nella verità, essi invece, ricambiando male per bene, poiché ci preoccupiamo per la loro vita eterna, tentano di toglierci anche quella temporale, poiché amano l'omicidio al punto di compierlo contro se stessi, allorché non possono perpetrarlo contro gli altri. Quindi
Sostanzialmente vi è un quadro giuridico che proibirà i culti e i sacrifici pagani, proibirà la libertà per gli eretici che diventano fuori dalla legge, non garantiti dalla legge, e nei confronti del giudaismo permetterà l'esistenza del giudaismo anche con le proprie leggi, ma non a parità col cristiano. E infatti vi è l'episodio ben noto della sinagoga di Callinico, dove abbiamo un giudizio di Giovanni Paolo II contro la persona di Sant'Ambrogio. Cosa successe? Successe che l'imperatore cristianissimo Teodosio si infuriò con i cristiani di questa località perché avevano distrutto la sinagoga locale, e allora aveva dato ordine al vescovo di ricostruire la sinagoga alle spese della chiesa. Sant'Ambrogio proibì al suo carissimo amico Teodosio di ricevere i sacramenti e non voleva dargli il perdono fino a che egli non revocò questo suo decreto. Non si poteva imporre infatti ai cristiani la vergogna e soprattutto la mancanza di rispetto verso Dio di ricostruire una sinagoga che era fondamentalmente quindi un luogo di riunione anticristiano. Era un'offesa per la religione e per Dio. Naturalmente bisogna anche dire, ma insomma, però non è lecito andare in giro a distruggere le sinagoghe, per esempio, è ovvio, ma Giovanni Paolo II, che condanna questo gesto di Ambrogio, dimentica un dettaglio, che la sinagoga di Callinico fu distrutta perché i giudei e i pagani avevano distrutto le chiese cristiane prima, e quindi era una rappresaglia in realtà, per cui, se vogliamo dire da un punto di vista economico, tu hai rovinato me, io ti restituisco pan per focacce, siamo pari, per cui dal punto di vista delle spese siamo lì, non c'era una mancanza alla giustizia, quindi l'ordine era doppiamente ingiusto. Ma Ambrogio in particolar modo è insorto perché era anche comunque una umiliazione e una vergogna per il cristianesimo. Invece, qual era la mentalità degli ultimi pagani? La mentalità degli ultimi pagani, vedete, è per esempio quella di una persona molto onorevole in un certo senso, ovvero sia di Simmaco. Anche era un amico di Sant'Ambrogio, in un certo senso, che lo rispettava, ed era l'ultimo prefetto pagano di Roma, e è stato un protagonista per la questione dell'altare della vittoria. L'altare della vittoria era un altare pagano nel Senato di Roma, dove venivano offerti dei sacrifici, sempre a spese dello Stato, era un culto pubblico. Allora, i cristiani l'hanno fatto togliere, Giuliano l'apostata l'aveva fatto rimettere, era stato tolto, era stato rimesso. Alla fine Teodosio lo toglie. E questo prefetto dice, insomma, rimettete l'altare della vittoria. Chiede come grazia di rimettere l'altare della vittoria. Chi è che impedisce questo fatto? Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio, che quindi è... anche lì è assolutamente contrario a questa libertà di tutti i culti. E invece Simmaco cosa dice nella sua Relatio de Ara Victoriae? Dobbiamo riconoscere, dice, che tutti i culti hanno un unico fondamento. Tutti contemplano le stesse stelle, un solo cielo c'è comune,
un solo universo ci circonda. Che importa se ognuno cerca la verità a suo modo? Non si può seguire una sola strada per raggiungere un mistero così grande. Ecco, queste frasi di Simmaco, per il resto un personaggio abbastanza nobile, esprimono bene la mentalità moderna, la mentalità pagana del passato, la mentalità massonica che permea la società moderna e la mentalità che abbiamo noi tutti oggi, anche purtroppo quelli che si dicono cattolici, che vogliono rappresentare magari anche la Chiesa cattolica. I padri della Chiesa li vediamo invece rispondere in maniera del tutto diversa. Cioè, tu mi dici perché non c'è spazio anche per l'altare della vittoria? Perché non rispettare questo mistero di Dio che è così grande e quindi tutti possono giungere al cielo per vie diverse? Ecco, Ambrogio dice no, c'è un solo Dio, c'è un solo Signore, Gesù Cristo, c'è una sola verità, essa sola deve essere pubblicamente onorata e riconosciuta. Non c'è quindi più spazio né per il Tempio di Salomone, né per l'Ara della Vittoria, né per le conventicole degli eretici. Quanto tempo resta? Io ho ancora 5 minuti li farei. Allora, 5 minuti. Vedo che la vedo bella carica, bello carico. Beh, insomma, mica tanto. Sto praticamente sto dicendo delle cose da processo, possiamo dire, praticamente, che sono abbastanza contrarie alla legge Mancino. E allora sostanzialmente avevo intenzione di leggervi. Vabbè, intanto ecco, ho trovato, possiamo tornare indietro, potrei leggere per esempio quella frase di Agostino sui tre nemici del cristianesimo. Sappiate poi, carissimi, che le mormorazioni dei pagani si uniscono con quelle degli eretici e dei giudei. Eretici, giudei, pagani si sono uniti contro l'unità, quindi l'unità che viene dall'unica verità della Chiesa cattolica, quindi della religione cristiana. Allora, un'altra citazione che potrebbe essere interessante, per esempio, quella delle costumanze pagane a proposito dei sacrifici umani. Leggo il discorso che Eusebio, non di Nicodemia ma di Cesarea, il famoso storico di Costantino e suo amico personale, che per la verità aveva qualche pecca, ma lasciamo perdere le pecche, quindi questo discorso che egli tenne davanti a Costantino per il trentennale della sua salita al trono, e lodando l'imperatore parla anche del mondo pagano. Allora dice: cosa infatti potrebbe esserci di più dissennato che sacrificare gli uomini e insozzare tutte le città e le dimore con le stragi dei parenti? O che forse i greci non testimoniano ciò e tutta la storia non è forse piena del ricordo di queste cose? E i fenici sacrificavano a Crono ogni anno i figli unici e amatissimi. Anche a Rodi avveniva ciò il 6 del mese di Metageinione, nel quale venivano immolati degli uomini. A Salamina, presso il tempio di Atena, a Graulide e di Diomede, un uomo correva per 3 volte intorno ad un altare, finché il sacerdote, colpendolo con una lancia allo stomaco, lo offriva in olocausto su un fuoco acceso. Anche in Egitto accadono molti sacrifici umani, e a Eliopoli si sacrificavano a Era 3 uomini in un giorno, finché il re Amoses, rendendosi conto dell'atrocità, ordinò di sostituirli con 3 ceri. E a Chio sacrificavano un uomo, a Dioniso Omadio, dilaniandolo. Ugualmente a Tenedo e presso gli Spartani si compì un sacrificio umano ad Ares. A Creta facevano la medesima cosa sacrificando a Crono.
A Laodicea di Siria ogni anno veniva sacrificata ad Atena una vergine, ora invece una cerva. I libici, non certo in modo diverso i cartaginesi, placavano i loro dei con sacrifici umani. I Dumateni di Arabia ogni anno sacrificavano un fanciullo che seppellivano sotto l'altare. La storia insegna che tutti i greci, prima di partire in guerra, sacrificavano uomini, così pure traci e sciti. Gli ateniesi ricordano che le fanciulle di Leo e le figlie di Eretteo furono immolate, ma ancora ora chi ignora che nella grande città, cioè Roma, per la festa di Zeus Laziale, quindi se siete per la Roma ve la cavate, un uomo è immolato. I più dotti dei filosofi testimoniano che queste cose si verificarono. Diodoro, che ha epitomato la biblioteca, testimonia che i libici sacrificavano a Crono pubblicamente 200 tra i più nobili fanciulli e donano non meno di altri 300 per il sacrificio. Quel noto Dioniso comparatore della storia romana racconta che in Italia, presso coloro che si denominano aborigeni Zeus e Apollo, chiedono sacrifici umani. Narra che coloro a cui furono chiesti offrirono agli dèi una parte di tutti i loro frutti e, poiché non avevano sacrificato uomini, furono colpiti da ogni forma di disgrazia e non ebbero la fine dei loro mali prima di essere decimati. E così questi 10 uomini offerti in espiazione e sacrificati causarono la desertificazione della regione. Da tutti questi mali era afflitto un tempo il genere umano, un tempo il cristianesimo ha fatto finire questo mondo. Ora, le citazioni in parte di queste notizie sui sacrifici pagani, comunque erano noti a chi viveva a quei tempi, vengono anche da Porfirio. Porfirio è un anticristiano, come vi ho già detto, ma essendo anche un discepolo di Pitagora era vegetariano e quindi era contrario ai sacrifici umani per motivi vegetariani. Ma sostanzialmente ci danno un'idea. Noi abbiamo ben chiari le grandezze, i lumi, la bellezza del mondo classico nel campo dell'arte, della filosofia, del diritto, della forza militare, quindi della civiltà, ma non dobbiamo dimenticarci, e a scuola non ci insegnavano queste cose, anche la mostruosità di un mondo pagano che il cristianesimo ha invece redento. In questo mondo pagano stiamo tornando noi. Francesco, una domanda. Perché questa diffusione dell'omosessualità, la distruzione della famiglia, ma oggi siamo peggio che nel mondo classico, non c'è dubbio, la soppressione degli infanti, eccetera, sono tutte caratteristiche pagane, più la diffusione della magia, New Age, esoterismo, eccetera, eccetera. Direi una riedizione scaduta, volgare, peggiore, e atea del mondo pagano. Ecco, a proposito di questo, lei ha citato una situazione orribile, quella del sacrificio umano. Ha parlato di uomini, ha parlato anche di vergini. La domanda che mi sono posto sentendola parlare è: i bambini sono stati tenuti fuori da questo? Vengono citati anche bambini. Vengono anche citati bambini, credo, ma adesso è peggio, perché però si sa che c'era anche lì il diritto di sopprimere i figli, insomma. Quindi era un mondo duro dove noi possiamo apprezzare la misericordia, la pietà, la bontà di Cristo nostro Signore, e viviamo in un mondo ancora così crudele, ma sostanzialmente cristiano, sta scomparendo il mondo cristiano, ma non ci rendiamo conto di quello che è un mondo pagano, ecco, della durezza, della crudeltà del mondo pagano. E anche del trionfo di Satana, insomma c'era veramente un trionfo di Satana, il mondo pagano che c'è in Africa, che c'è in Asia, eccetera, che sta tornando in forza in mezzo a noi. Ecco, ovunque è arrivato il cristianesimo recede il mondo pagano, un mondo poi disperato, perché avevo letto anche, per esempio, tratte da Filoramo, come vi ho già citato, volevo leggere i due editti, quello di Milano e quello di Tessalonica, ahimè sono così che non riesco a trovare, a meno che tu me lo trovi qui. Me lo trovi qui, qui ce li ho, qui ci ho annotato la pagina, ma sono la disorganizzazione fatta per sé. Ma ad esempio, se vogliamo le citazioni di quello che erano le due mentalità, ecco, per esempio, per capire, no?
Filoramo, nello spiegare la mentalità così diversa tra il pagano e il cristiano, cita delle epigrafi tombali, quindi un pagano: sono convinto che non c'è domani. Lucio, Numerio, Vittorino, Marsico, di guarnigione a Reggio. Non è molto allegro su una tomba. Non siamo nulla e fummo mortali. Tu che leggi, rifletti, dal nulla ripiombiamo rapidamente nel nulla. Lucio, Scaterio, Ametisto per testamento pose. Speravo, ahimè, di vivere una lunga vita. Non c'è nulla per me dopo la morte. Non voglio niente, non desidero niente. Cneo Cornelio Basso, figlio di Cneo, della tribù Aniense. Fino a 18 anni vissi il meglio possibile, amato dal padre e da tutti gli amici. Scherza, divertiti, ascolta il mio consiglio. Qui non c'è che la serietà più cupa. Lo schiavo fortunato pose. Qui si trovano le ossa di prima Pompeia. La fortuna fa molte promesse a molti, non mantiene con nessuno. Vivi giorno dopo giorno, ora per ora, nulla infatti è sicuro. Salvio ed Eros offrono. E i riti che c'erano nei confronti degli antenati, che erano considerati come delle divinità, per esempio, erano il più delle volte erano riti esorcistici per tenerli lontano. I morti, che erano ombre che stavano in un Ade tristissimo, erano una presenza familiare da un lato, ma nefasta dall'altro, dovevano stare lontani dal mondo dei vivi. Non c'era in un certo senso carità neppure tra i membri della stessa famiglia, nessuno, e neppure verso delle divinità, divinità da tenere lontane. Invece ecco alcune tombe cristiane, per esempio io, Tigrino Presbitero, portato a termine con la morte il periodo professatomi dalla natura, qui pongo le mie ossa, l'anima pure e le membra riposano nelle sedi rispettive. Era piuttosto ottimista su se stesso questo Tigrino. Queste giacciono nel sepolcro, quella gode nel cielo. Era proprio ottimista. Per la mia sorte ultima non ho timore alcuna. Unica speranza per me di salvezza è infatti Cristo, sotto la cui guida la morte muore. Ecco, vedete la differenza totale, tra la morte pagana e la morte cristiana. Ora, siamo nel 2013, mica puoi credere ancora nella vita eterna e nel paradiso, e Cneo Basso e tutti gli altri non erano nel 2013, erano quasi 2000 anni fa, ma erano come quelli di oggi. Cioè la mentalità pagana, che vede tutta la vita qua giù, senza nessuna speranza in realtà, e la mentalità cristiana, che vede invece un Dio che noi possiamo amare, che ci ama, ci ha fatto uomo, ci ha redento, ci vuole salvare, che ci promette una vita che non ha fine, una vita eterna, è presente oggi come 2000 anni fa. Il contrasto è tale quale. Solo che i poteri pubblici, allora, da Costantino in poi, hanno fatto di tutto per cristianizzare il mondo. Il cardinal Bio diceva: chi è stato il più grande apostolo, quello che ha convertito più persone, è un modo molto naturalista un po' di dire le cose, ma una parte di verità, e gli studenti non sapevano cosa rispondere, dice Costantino. E in effetti, se si è passati dal 5-10% al 100% o al 90%, lo si deve a lui. In realtà più che lui è il regno di Cristo. Il regno sociale di Cristo, il riconoscimento anche da parte dell'uomo che vive in società, e l'uomo non può che vivere in società, della verità e quindi del fatto che Cristo è re, ebbene questo è propizio alla salvezza delle anime, è fondatore di una civiltà, è restauratore della famiglia, è protettore della misericordia, è garanzia del diritto. E tutto ciò che c'è di buono anche per la vita terrena e sociale. Mentre invece se i poteri pubblici come quelli di oggi, in Italia, in Francia, ovunque, in maniera subdola oppure in maniera aperta, perseguitano tutto ciò che il cristianesimo ha fatto e cercano di smantellarlo nelle leggi, le leggi diventano costume. Cosa ha detto Hollande di fronte alle milioni di persone che protestavano?
contro le mariage pour tous. Ebbene, sarà come per l'aborto, come per il divorzio. Erano tutti contro, ma dopo 20 anni sono tutti a favore. È la forza della società, perché l'uomo è un animale sociale. L'uomo non è un individuo che vive solitario nei boschi, vive in società. E quindi naturalmente la vita sociale, questa è l'importanza della politica nel senso buono del termine, non quella dei nostri partitacci, la vita politica è una vita tipicamente umana, e naturalmente uno può andare controcorrente, mantenere la fede, 2, 3, 100, 1000 come i martiri, eccetera, ma sono una minoranza, il 5% di Costantino quando arrivò lui. Non saranno mai il 90%. Perché? Perché siamo fatti così. Non solo perché siamo deboli, fragili, vigliacchi, eccetera, ma perché siamo sociali. E quindi la famiglia, l'educazione, le leggi, l'istruzione, la scuola, tutto fa sì che l'uomo sia portato in una direzione oppure in un'altra. Certo, la grazia di Dio può convertire anche un demonio, ma normalmente sarà così. Il miracolo è un'eccezione, non è la regola. E allora noi vediamo che da Costantino e Teodosio in poi abbiamo il regno sociale di Cristo, la cristianità, dalle rivoluzioni, la protestante, quella inglese, quella degli Stati Uniti, quella francese, quella russa e quella moderna del 68, e c'è quella italiana, risorgimento, quella italiana, quella russa, quella moderna del 68. In Italia la data del divorzio è stata fatidica per distruggere l'Italia fondamentalmente cattolica. Ebbene, serve per creare un regno sociale di Satana, come nel mondo pagano, peggio che nel mondo pagano, 1000 volte peggio nel mondo pagano, dove c'era una dignità, e per portare in inferno la stragrande maggioranza delle anime. E questo è lo scopo. E quei 3 nemici di allora sono i nemici di oggi, più l'Islam, che è una sottospecie di giudaismo sostanzialmente, ma i 3 e la massoneria, che è il coacervo di tutti e tre, è il coacervo di tutti e tre, è la riunione di tutti e tre. Ma lo spirito della massoneria non sono poche persone riunite segretamente in loggia. Oggi tutti pensano come i massoni di 200 anni fa, tutti. E dai pulpiti, che non ci sono più, dalle chiese, viene insegnata la dottrina della massoneria nel 90% dei casi. Questa è la verità. Sì. Per cui quando leggiamo Agostino, Ambrogio, eccetera, anche a noi che siamo magari convinti di queste cose, queste parole in un certo senso stridono, perché ci rendiamo ben conto che sono parole del tutto contrarie, opposte alla mentalità, allo spirito dell'uomo moderno. L'uomo moderno è quale trionfa il dubbio, la negazione della verità. Come Scalfari giustamente detto, non è ammissibile una verità assoluta. Più scandalo quello che ha detto. Il resto lo lascio cadere, naturalmente. Quindi, parole di Scalfari. È il trionfo del dubbio a Assisi, Benedetto XVI, che ha fatto l'elogio, c'è un articolo che ho pubblicato, potrete leggere i minimi dettagli, l'elogio dell'agnosticismo, l'elogio del dubbio. L'elogio del dubbio, l'elogio del forse è vero. Ecco, il massimo della fede oggi, il massimo della presentazione della fede oggi è, ed una citazione, è forse è vero. Una citazione di Ratzinger, introduzione al cristianesimo, tratto da una storiella ebraica citata da Martin Buber, evidentemente. Quindi il forse è vero, che poi ho sentito il rettore dell'università lateranense, che alla radio, Rai 1, diffondeva questa dottrina a tutti. Cioè ormai la religione del dubbio è diventata la religione predicata ovunque. E il dubbio naturalmente è la religione del pluralismo, della tolleranza, di tutto quello che si vuole. E allora chi è che diventa il nemico nella società in cui il dubbio è l'unico Dio? Coloro che pensano che c'è una verità.
l'integralista è peggio che il fascista, l'integralista è l'unico che non sarà accettato nel mondo che stanno costruendo, che hanno costruito, perché è qualcuno che dice la verità esiste. E chi è il più integralista di tutti, per dire una battuta? Quel nostro Signore Gesù Cristo che ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Ecco, e qui concludo. Allora. Concludere un momento, Don Francesco, anche perché è inevitabile, per chiudere questa prima conferenza, fare un paragone tra i 1700 anni fa e il giorno d'oggi, anche se lei ne ha già ampiamente parlato. E la cosa che fa molto riflettere è, come lei ce li ha presentati, l'uguaglianza dei nemici della verità, gli stessi di allora oggi. Ecco, questo non potrebbe essere davvero un segno di certezza ulteriore che la verità esiste? Ah sì, certamente, sì, le do ragione. Mi dà ragione. Le do ragione. Che insegnamento dobbiamo trarre da questo evento storico epocale oggi, noi che insomma abbiamo anche la fortuna, se così si può definire, di avere ancora qualcuno che professa la vera fede cattolica? Quale insegnamento dobbiamo trarre dall'editto di Costantino? Che insegnamento dobbiamo trarre? Dobbiamo trarre, sì, come cattolici. Dall'editto di Costantino. Ma questa è già la seconda conferenza? No, stiamo chiacchierando adesso. La seconda conferenza poi ci arriveremo. Ah, stiamo chiacchierando? Sì. Che insegnamento dobbiamo trarre? Sì. Dobbiamo trarre uno, dobbiamo formarci, a mio parere, dobbiamo formarci sulla dottrina della Chiesa a questo proposito. Anni fa ci fu un convegno, sempre a Modena e poi credo ripetuto un po' ovunque, su questo tema, dove fu spiegata la dottrina della Chiesa sul sistema democratico dello Stato, in che senso la democrazia è una delle forme di governo possibili e in che senso invece la democrazia è la negazione della dottrina cristiana sullo Stato, quindi i due sensi, i due significati, eccetera. Allora avevo in quell'occasione citato e spiegato molte encicliche papali, tra le quali quelle bellissime di Leone XIII, Diuturnum, Immortale Dei e tante altre, no? Come pure l'anno scorso, leggendo l'enciclica sul Sion, la condanna del Sion di San Pio X. Ebbene, noi abbiamo una fonte, se vogliamo studiare la dottrina della Chiesa su questi temi, anche su temi sociali e politici, oltre che quelli religiosi, naturalmente, delle fonti sicure, chiare, veramente ammirevoli, sono le encicliche di questi grandi pontefici, non solo gli ultimi, per ultimi intendo da Gregorio XVI, fino a Pio XII evidentemente, ma anche quelle più antiche evidentemente, ma abbiamo veramente dei testi di grande importanza. Ecco, questi convegni, quello di Milano, quello di Modena, eccetera, hanno tra l'altro per l'appunto proprio questo scopo, cioè lo scopo di formare i cattolici. E in questo facciamo un'opera di supplenza, perché dovrebbero essere i vescovi, dovrebbero essere i sacerdoti, che invece insegnano il contrario, insegnano la dottrina delle Nazioni Unite, della dichiarazione dei diritti dell'uomo, eccetera, eccetera. No, e invece noi abbiamo un tesoro, un patrimonio, che ormai non è più né citato, né letto, né studiato. Ecco, mi sembra che già questo sarebbe una cosa importante, perché questa cristianità che ai tempi di Costantino ha visto la nascita, il cristianesimo è di prima, la cristianità la possiamo mettere a partire da quel periodo che è durato fino alle rivoluzioni moderne, noi dobbiamo capire qual è esattamente la dottrina della Chiesa a questo proposito. Poi un altro insegnamento è che siamo forse, io non sono una persona che vede i disastri che ci minacciano ogni momento, insomma non sono così, però con un po' di
realismo, si può temere che il processo di lento e dolce soffocamento dei cristiani, che stiamo subendo da lungo tempo, abbia una stretta e si trasformi in persecuzione più violenta, ecco, più violenta. Come d'altronde quelle antiche iniziarono con delle multe, iniziarono con l'impossibilità a praticare certi lavori, certe professioni, e poi piano piano si giunse fino al carcere e poi alla morte e le torture più spaventose. E dobbiamo vedere come Costantino esce fuori proprio dalla più l'ultima, ma la più terribile, la più sanguinosa, la più spietata delle persecuzioni. Quindi, se anche i tempi brutti verranno, e verranno bruttissimi, ebbene, la Divina Provvidenza che ogni cosa regge, non scoraggiamoci, non apostatiamo, non rinneghiamo, ma teniamo duro, perché a volte dopo la tempesta ecco che viene il sole più bello, che splende. E io non sono profeta, quindi non posso dire cosa succederà, non ho idea, neppure so che cosa sia meglio, se continuare con questo soffocamento lento e dolce che noi subiamo in un'atmosfera satura di mentalità anticristiana, oppure invece un attacco sferrato, decisivo, violento, ma lascio alla provvidenza di decidere cosa sarà meglio. In ogni caso, anche se dovessimo subire quindi delle persecuzioni, ebbene sappiamo che se ne uscirà vincitori, nell'altra vita di sicuro, ma anche in questa vita. Recentemente, per esempio, proprio ieri, Don Giuni mi ha fatto vedere un articolo di giornale, una carissima amica nostra, medico, che per avere censurato un manifesto delle ASL in cui si invitava, si davano delle informazioni per praticare l'aborto, ha avuto delle noie, lei ha manifestato in pubblico una grande fede, ma naturalmente le noie cresceranno sempre di più. Per esempio, si sa che si sta cercando di togliere la possibilità dell'obiezione di coscienza su aborto e altre cose, ma ci sono già altre pratiche nel campo medico ospedaliero che non è possibile rifiutarsi di fare e che sono immorali. In Francia queste obiezioni di coscienza non sono state permesse. Per esempio, un sindaco non potrà più essere cattolico, perché se diventa sindaco e applica la legge della Chiesa ti becchi 5 anni di carcere. E quindi è ovvio che in questo modo c'è una ineleggibilità e una decadenza per il cattolico che non può più occuparsi della cosa pubblica, solo con delle leggi dello Stato. Queste mica sono successe a distanza di migliaia di chilometri, eccetera, eccetera, sono vicini a noi. E la cosa più sconcertante è che da chi dovrebbe levare alta la voce e difendere quei pochi coraggiosi che sono presi per fanatici perché sono pochi, invece c'è il silenzio, addirittura c'è lo scoraggiamento, viene tacitato tutto, viene scoraggiato tutto, si accetta tutto, e i passi avanti nella secolarizzazione sono fatti con l'appoggio stesso di chi invece dovrebbe essere al primo posto per combatterli.